Il dolore quindi è un'esperienza dura. Per rappresentare il dolore abbiamo scelto di far recitare a Chiara un pezzo del coro dal Filotete di Sofocle. Vi ricordo brevemente chi era Filotete. Filotete era un capo guerriero. Un capo di una parte della spedizione verso la guerra di Troia, quindi siamo nel 1200 avanti Cristo, che presumibilmente ha un piede diabetico. Da questo piede infetto emana ugualmente un puzzo terribile. Ogni giorno deve medicarsi con delle bende che deve poi lavare in acqua di mare e appendere ai pennoni della barca, del barcone con cui si sta recando a Troia, e queste bende asciugando continuano anch'esse ad emettere questo puzzo terribile finché Ulisse, come dire, convince tutti gli altri partecipanti alla spedizione ad abbandonarlo sull'isola di Lemno, a breve distanza dalla spiaggia, di Troia. Quindi Filottete si trova nella condizione di passare tanti e tanti anni abbandonato da solo su un'isola, costretto a sopravvivere con questo piede che continua ad essere in gangrena e a medicarsi da solo. E adesso il coro puntualizza questa situazione. Sentiamo. Ma non conosco, per fama o per esperienza, uomo che tra i mortali abbia avuto sorte più amara di questo, che pur senza colpa, senza frodo o violenza, pur vivendo da giusto, così indegnamente è stato colpito. Una cosa soprattutto mi stupisce: come, oh, come abbia potuto quest'uomo sopportare, tutto solo, assediato dal fragore dei flutti che infuriavano intorno, sopportare una vita così intrisa di lacrime? Dov'era il compagno di se stesso, lui, impedito nel passo, senza un qualsiasi vicino con cui sfogare i suoi gemiti echeggianti, divoranti, sanguinanti? E non c'era alcuno che, con erbe raccolte dalla fertile terra, potesse placare il caldo sangue che a ogni accesso sgorgava dalle ferite del piede straziato. Era lui che si trascinava qua e là, a pena e fatica. Simile a bimbo, privo della nutrice, si trascinava là, dove si offrisse il necessario nelle tregue del morso lancinante. Chiara, bravissima, e adesso non posso far altro che cedere la parola ad un professionista della terapia del dolore, quale il dottor Mameli, responsabile del servizio di terapia del dolore all'Oncologico di Cagliari. Grazie, Sergio. Buongiorno a tutti, grazie ad Alessandro per l'invito e per questa importante iniziativa che dà la possibilità di affrontare un problema così grosso e davanti al quale spesso siamo impotenti. Ho ascoltato attentamente le parole di Don Tillock e mi ha fatto fare alcune riflessioni che, nonostante tutte le nostre iniziative, per quanto ci possiamo adoperare per combattere il dolore, spesso non riusciamo a risolvere, anzi, la maggior parte delle volte non riusciamo a risolvere un certo tipo di dolore, perché quando si parla di dolore si parla di esperienze differenti, si parla di dolore fisico, si parla di dolore totale, come il dolore che affligge il paziente in una fase finale della sua vita. Si parla appunto di dolori dell'anima che noi sicuramente non siamo in grado di trattare. Premetto questo perché io mi occupo di una piccolissima parte del dolore, che è il dolore fisico. Dolore fisico che nella mia realtà clinica affronto prevalentemente nell'ospedale oncologico, quindi con pazienti che soffrono terribilmente di dolore, soprattutto man mano che la malattia avanza. Però il dolore in ambito oncologico, diciamo che la più
più piccola parte del mondo dolore. Il grosso dolore è nel dolore nel paziente non oncologico, nelle malattie degenerative ci sono tantissime situazioni in cui il paziente soffre tantissimo e lì noi possiamo portare un vero aiuto. Mi viene in mente la definizione appunto che lo IASP, che è l'Associazione Mondiale per lo Studio del Dolore, dà del dolore, che viene definito non soltanto come una sensazione sempre spiacevole, ma è un'emozione. Cosa vuol dire che è un'emozione? Che ognuno vive il suo dolore, che è frutto del suo vissuto, del modo con cui ha avuto le sue esperienze, e ognuno, il dolore di ciascuno è differente. Per cui si capisce come sia complesso affrontare appunto questo problema, ma limitandomi appunto a quello che è stato il tema che mi è stato affidato, insomma, parlando del dolore nel paziente oncologico, questo è stato sempre un problema di grandissima importanza sia dal punto di vista sociale che sanitario. Non esiste il dolore da cancro, ma esiste il dolore nel paziente oncologico, dolore che è presente, vedete appunto in percentuali appunto differenti, in una percentuale minore quando il paziente è nella fase iniziale della malattia, c'è un paziente in cui non sono ancora comparse appunto delle metastasi, aumenta appunto con la comparsa appunto di questa complicanza inevitabile della malattia, per poi diventare quasi la costante man mano appunto che la malattia va avanti. Quindi parlando di dolore nel paziente oncologico, la maggior parte dei casi il dolore è legato o è in relazione diretta all'invasione delle varie strutture appunto da parte della malattia neoplastica. Ancora può essere conseguenza dei trattamenti stessi cui il paziente viene sottoposto per curare la malattia, e poi in una percentuale ancora più bassa, cioè anche il paziente oncologico può andare incontro a delle patologie dolorose che nulla hanno a che vedere con la sua malattia di base. Se diamo uno sguardo a questi dati, vedete appunto che ogni anno 17 milioni, che nel mondo sono 17 milioni di persone affette da tumore, circa 7 milioni di persone muoiono per la malattia tumorale. E il dolore è presente appunto con queste percentuali, vedete che in una piccola percentuale il dolore è lieve, ma nella gran maggior parte dei casi si tratta appunto di un dolore di intensità moderata o severa. Il trattamento del dolore è stato ed è tuttora ancora motivo di grandi discussioni tra i vari specialisti. Diciamo appunto che arriviamo sul dolore, c'è stata tanta confusione, tant'è appunto che si sono sempre confuse le terapie del dolore con le cure palliative, sono due ambiti completamente diversi, complementari, cioè alla terapia del dolore spetta il controllo dei meccanismi che scatenano il dolore, alle cure palliative la gestione di tutto quell'insieme appunto dei sintomi che affliggono il paziente soprattutto nella fase terminale. Quindi sono due discipline parallele che però appunto hanno ambiti completamente diversi. Quello che è sconcertante è che andando a vedere appunto la letteratura, il 25% dei pazienti affetti da tumore nel mondo muoiono senza aver ottenuto alcun sollievo dal dolore. E se pensiamo appunto ai dati che abbiamo visto nella diapositiva precedente, pensate quanti siano questi pazienti. E queste sono le prevalenze, dal 24 al 60% di pazienti in trattamento attivo e sino a circa il 90% in pazienti con neoplasia avanzata. Queste sono le conclusioni cui sono arrivati appunto i vari autori che hanno riportato appunto questi articoli, che ci sia uno scarso livello di informazione sul problema. Ma questo è abbastanza discutibile, oppure è probabile che esista una barriera contro l'adeguato sollievo dal dolore. Sicuramente si ha una scarsa considerazione per la malattia dolore, spesso appunto ci si concentra sul trattamento appunto della patologia di base, vedendo appunto come ineluttabile la presenza del dolore,
che ci sia avuta una opioidofobia, cioè una certa paura dei farmaci, è anche vero, però diciamo che negli anni questa l'informazione e la formazione appunto dei, soprattutto appunto del personale sanitario, è stata molto intensa, per cui a parte sono stati messi a disposizione un'infinità di farmaci e diciamo che oggi l'opioidofobia dovrebbe essere un qualcosa appunto che dovrebbe essere soltanto un retaggio del passato, e poi che ci sia questa scarsa applicazione della scala analgesica sistema appunto mondiale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E su questo argomento io ci ho battuto tanto, perché questa scaletta è ormai obsoleta, nonostante venga continuamente anche oggi tirata in ballo. Il problema principale del mancato controllo del dolore è questo, che spesso il dolore viene trattato soltanto pensando all'intensità del dolore, cioè tanto più forte il dolore tanto più devono essere potenti i farmaci che si utilizzano, senza mai pensare a quelli che sono invece i veri meccanismi che sottendono la malattia dolore. Ecco perché il dolore va affrontato in una maniera appunto differente da quella che è stata sempre abitudine. Si pensa appunto che il dolore tutti debbano trattarlo, certo un'attenzione del dolore si deve avere, ma per trattare effettivamente in maniera importante il dolore richiede una competenza specialistica. Questa è la famosa scaletta, come vedete ci sono degli per i dolori lievi vengono indicati appunto dei farmaci che tanto lievi non sono, comunque sono gli antinfiammatori comuni che spesso appunto si possono comprare anche in farmacia, degli oppioidi deboli per i dolori moderati e via via così crescendo, man mano che aumentano i dolori si arriva ai farmaci più potenti. Questa scaletta ha avuto a favore il fatto di essere stato uno strumento di guida universale, di facile attuazione, tanto più forte il dolore, tanto maggiore deve essere tanto più potente deve essere il farmaco che utilizzo, e può aver favorito il buon uso appunto degli opioidi. Però per contro applica questo algoritmo troppo rigido, non tiene ha una progressione sequenziale potenza dipendente, non tiene assolutamente in considerazione la risposta farmacologica e poi alimenta la convinzione che tutte le patologie possono essere trattate con i farmaci. Ultimamente è stata introdotta anche quest'altro gradino, cioè gli opioidi per somministrati direttamente nel canale spinale, direttamente a contatto appunto del midollo spinale, dove sono presenti i recettori appunto per questi farmaci e le cosiddette manovre neurolesive, che consiste nell'interruzione delle vie del dolore. Questo è chiaramente un modo completamente sbagliato di affrontare la patologia dolore e andrebbe, a mio parere, cancellata definitivamente, perché non esiste assolutamente in un paese come il nostro, con un sistema sanitario ben organizzato, dove addirittura, come vedremo dopo, è stata promulgata una legge per il trattamento e il diritto del cittadino alla terapia del dolore, delle cure palliative, venga ancora tirata, si parli ancora di una scala che affronta il dolore soltanto pensando alla intensità del dolore. Quello che è il compito dell'algologo, cioè dello specialista che si occupa esclusivamente del dolore, è quello di porre una diagnosi patogenetica corretta, cioè di porre una diagnosi per quelli che sono i meccanismi che hanno scatenato quella sindrome dolorosa, e la scelta terapeutica, ed indicare la scelta terapeutica più adeguata. Infatti esistono oggi tutta una serie di strategie sia farmacologiche che chirurgiche con cui affrontare il dolore fisico, ripeto, dopo che abbiamo definito se si tratta di un dolore nocicettivo, cioè il dolore che è legato ad una lesione. Quando è presente appunto una lesione si parla appunto di dolore nocicettivo e possiamo usare dei farmaci che agiscono contro la nocicezione. E possono essere i farmaci che agiscono a livello periferico e sono i comuni antinfiammatori, oppure quelli che agiscono direttamente a livello centrale, quindi a livello dei recettori della midollo spinale, che sono gli opioidi.
Abbiamo poi un tipo di dolore in cui non abbiamo delle lesioni, ma il paziente ha comunque dolore. Guarisce la lesione, ma il paziente continua ad avere dolore. Siamo nell'ambito del dolore neuropatico, che rappresenta il vero e proprio dolore cronico. Il dolore cronico è quel dolore che porta al... ecco perché l'importanza di trattare il dolore. Quando si arriva al dolore cronico, si sono innescati nel nostro sistema nervoso centrale dei meccanismi che portano al adattamento, quindi viene definito questo fenomeno plasticità neuronale, cioè il paziente apprende il dolore e quindi è difficilissimo poi controllare quel dolore che non risponde più ai farmaci per la nocicezione. E qui entriamo in un ambito appunto di farmaci che proprio antidolorifici non sono, ma dobbiamo agire sulla sfera emozionale. Quindi antidepressivi oppure farmaci antiepilettici. Poi ancora abbiamo... Questo è il panorama che oggi abbiamo a nostra disposizione. Vedete, abbiamo un'infinità di farmaci che possono essere somministrati per OS, per sottocute, per via transdermica, applicando appunto dei ceroti. Quindi non abbiamo assolutamente la difficoltà di trovare i farmaci che servono per controllare il dolore nocicettivo. L'importante è utilizzarli dopo aver posto una diagnosi corretta. Ci sono poi, sempre parlando appunto di scelte terapeutiche, delle tecniche anche chirurgiche che non sono degli atti, non sono gesti chirurgici, taumaturgici riservati al paziente morente, e non sono neanche grosse interruzioni delle vie nervose, come qualcuno in passato è andato affermando, ma come tutte le tecniche chirurgiche hanno precise indicazioni, controindicazioni, complicanze ed effetti collaterali. Vanno effettuate soltanto dopo aver eseguito un'accurata diagnosi patogenetica e il loro target anatomico è ben definito e sono destinate al contrario a pazienti con una buona aspettativa di vita. Infatti, soprattutto nel paziente oncologico, molto spesso ci troviamo di fronte a dei dolori che non rispondono alla terapia farmacologica e quindi sono soprattutto quei dolori che sono legati all'invasione appunto delle strutture nervose, all'invasione ossea e che aumentano enormemente anche con dei semplici movimenti, e lì è inutile che noi continuiamo a dare dei farmaci fortissimi come possono essere gli oppioidi, sono assolutamente inutili. In questo caso le uniche metodiche in grado di controllare quel tipo di dolore, ecco perché è importante porre una diagnosi corretta, sono le tecniche di blocco nervoso, che possono essere di tipo farmacologico con gli anestetici locali oppure di tipo neurolesivo, andando ad interrompere le vie attraverso cui questo dolore si trasmette. E parlo appunto di questo intervento che si chiama cordotomia cervicale percutanea, che consiste proprio nell'interrompere il fascio che trasporta gli stimoli dolorosi dalla periferia al centro, andando a individuare questo fascio che nel nostro ospedale facciamo appunto questo intervento di routine con un ago particolare, andiamo ad interrompere appunto questa via ed il dolore immediatamente scompare, questo tipo di dolore, ovviamente non tutti i tipi di dolore. Il concetto fondamentale è questo, che l'obiettivo principale di qualsiasi trattamento, sia farmacologico che chirurgico, deve mirare al miglioramento della qualità di vita. E questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre e la decisione spetta al paziente, che deve essere adeguatamente informato. Sempre e comunque il paziente deve essere fatto partecipe della sua patologia e di quelle che sono le strategie necessarie per il suo trattamento. Accennavo al fatto che per nessuna patologia è stata promulgata una legge che preveda il suo trattamento, e vedete appunto che la legge del 15 marzo 2010, la legge 38, pone le disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Anche qui vedete che vengono distinti i due ambiti e la legge appunto si esplica attraverso questi 12 articoli attraverso cui appunto viene sancito questo diritto del cittadino e soprattutto appunto vengono messe le basi per questo progetto ospedale territorio senza dolore, cioè che al paziente venga garantita la continuità terapeutica dall'ospedale al proprio domicilio. Questa è la situazione in Sardegna. La regione Sardegna ha recepito la legge, ha definito quelli che sono i centri per quanto riguarda gli hospice, cioè quelle strutture dedicate alle cure palliative al paziente in fase terminale. Abbiamo appunto tre hospice in Sardegna,
Per quanto riguarda la terapia del dolore, abbiamo appunto un centro hub che è il nostro presso l'ospedale oncologico e poi alcuni centri SPOC che sono appunto le altre strutture della rete qui che devono afferire al centro di riferimento. Con questo volevo salutare l'amico Alessandro perché mi aspetta una fatica che è la maratona di Roma, per cui vi ho portato alcune immagini. Grazie.